Gli Structure Deck, i Samurai Signori della Guerra e il Regno dell'Imperatore del Mare sono stati rilasciati in Italia il 21 giugno e il 10 ottobre del 2012. I due Structure si focalizzano su due archetipi piuttosto famosi per la storia di Yu-Gi-Oh!, uno ormai in declino rispetto alla sua gloria passata e l'altro pronto a scuotere il meta, unito ad un altro archetipo acquatico. I Samurai Signori della Guerra si focalizza sui 6 Samurai, introducendo per la prima volta un mostro da extra deck in uno Structure. Il rango 4 Shien, ombra dei 6 samurai, è l'unica nuova carta introdotta con una ristampa degli altri 6 samurai, Yarisa, Zanjin, Isashi, Yaichi, Kamon e Hirou, ognuno con la sua abilità speciale da attivare quando sono sul terreno insieme ad un altro 6 samurai, e i leggendari Kizan, Enishi e Kageki, in grado di facilitare l'evocazione di altri samurai e di conseguenza l'evocazione del grande Shogun Shien e del gran maestro dei 6 samurai, che rimangono i veri boss monsters del deck. A rendere eccezionale lo Structure però ci pensano la magia terreno e soprattutto le magie continue dei 6 samurai, Tempio dei 6, Portale dei 6, 6 samurai uniti e Dojo di Shien, in grado di generare vantaggi immensi grazie all'elevato numero di evocazioni per turno dei 6 samurai. Per quanto riguarda il Regno dell'Imperatore Marino, esso introduce un elevato numero di carte a supporto dell'archetipo atlantico. In particolare il mostro principale è Poseidra, il drago atlantico, in grado di liberare il campo avversario da magie trappole una volta evocato dal suo stesso effetto. Cecchino e la fanteria pesante atlantici aiutano a mettere mostri sul terreno da usare per evocare Poseidra, ma la carta che avrebbe portato l'archetipo a livello competitivo è Dragoni Atlantici, grazie al suo effetto di Search. Un'altra nuova carta per il deck è Richiamo degli Atlantici, che permette di evocare ben 3 serpenti marini di livello 3 o inferiore dal cimitero, permettendo diverse giocate interessanti. Per il resto, il deck si basa su sinergie semplici che coinvolgono la magia terreno, un oceano leggendario, come l'utilizzo di Muro Tornado o della riduzione del livello per giocare Legame Gravitazionale al meglio. Oggi, Chinanzone e Folco scopriranno se le katane dei samurai saranno abbastanza per preparare il sushi atlantico o se i guerrieri faranno la fine di Pinocchio, con gli Structure Deck Samurai Signori della Guerra e il Regno dell'Imperatore del Mare. Oh, Folk, siamo tornati agli Structure Deck e questa volta abbiamo due Structure con degli archetipi molto interessanti, soprattutto il tuo, però partiamo dal mio. Io ho gli Atlantici, quindi finalmente posso giocare il deck pesce serpente marino che ho sempre voluto fare. E i tuoi desideri. I miei desideri si sono avverati. Come ho detto l'altra volta, ho il vantaggio di avere ben una carta in duplice copia. Perderò per questo. Esatto. E la carta più sopravvalutata nella storia di Yu-Gi-Oh! Moray of Greed. Ti fa pescare 3 carte. È un neutrale alla fin fine come carte pescate. E non lo puoi neanche sempre usare perché deve avere due mostri. Esatto, non due carte, deve avere due mostri acqua nella mano. Quindi ho paura che ci saranno molte volte in cui sarà una carta morta. E poi ho una delle carte più impossibili da giocare in maniera corretta, Big Wave, Small Wave. Veramente strana. Sì, potevano fare distruggi tutti i mostri acqua che controlli, distruggi tutti i mostri sul terreno avversario, no. Una cosa del genere potevano fare. Meno male che c'è Buco Nero proprio qui accanto a ristabilire le gerarchie. Eh sì, ma vediamo invece il tuo. Allora, nel mio ci sono ovviamente tutti i samurai, più vari samurai che non ho mai visto, ma scopriremo nel duello. E inoltre abbiamo anche un bellissimo giallone, un 2000 di difesa, quindi sarà la carta più forte del deck, senza dubbio. Poi il boss monster Great Shogun Shien, una carta abbastanza rotta per l'epoca. Sì, poi lo puoi evocare e poi specialmente le varie magie, piuttosto tra cui... facilmente. Eh sì, sì, sì. Teoricamente dovrei pescare praticamente solo mostri 6 samurai, quindi parte le due scimmiettine piccole che sono molto più utili di quanto uno possa credere. Assolutamente. Però il resto è tutto 6 samurai, quindi... Cioè, le due scimmiettine ti porteranno ad evocare il grande Shogun Shien molto più alla svelta, probabilmente. C'è la carta terreno, che è molto bella. Comunque, le carte più forti per i 6 samurai sono le continue. Gateway of the Six, anche i 6 samurai uniti non era male. E poi c'è lo Xyz, l'unico Xyz dell'extra deck, che finalmente. L'effetto non è male, però, diciamo... Diciamo che per essere l'unico Xyz che ci mettono potevano fare di meglio. Poteva essere più bello, sì. Però intanto è il fatto che vediamo una carta nell'extra deck finalmente che cambia le cose. Bene, bene. Direi quindi che possiamo cominciare allora. I pesci. Il classico momento più atteso. Come giocano i pesci a carta sasso forbice? Così. Vaffanculo. Ah! Ho pensato alle pinne che sono delle mani aperte. Io ho usato le forbici che sono delle katane. Mi sembra giusto, d'altra parte. Allora. Da questo abbiamo capito che i tuoi samurai faranno sushi dei miei pesci. Speriamo, speriamo. Evocherò normalmente un 6 samurai. Enishi. Posizionerò una carta coperta e termino il turno. Ok. Allora, io attivo la magia continua Water Hazard. Eccola. Con il suo effetto.
Ah, una volta per turno, mamma mia. Belle, eh? Evocherò il distruttore blu perduto. Aia. Poi evoco normalmente Abyss Soldier. Attiverò l'effetto del distruttore blu perduto, perché non mi fido della tua carta coperta. Sacrifico se stesso. E io attivo la mia carta coperta. Che te lo nega. Ah, perfetto. Però... allora andremo in battle e ti attacco il tuo 6 samurai e Nishi. Main phase 2, end phase. Tocca a me quindi, eh. Ok, penso che procederò in questo. No, invece no. Guarda la mia mano, ho già fatto una misplay. Ho paura. Attivare rota. Ah, e vabbè, quello direi che è sempre una cosa positiva. Mamma mia, quanti ce ne sono. Non sono abituato, perché di solito negli starter attivi rota c'è uno, massimo due target. Va bene, penso che prenderò lui, un leggendario samurai Kizan. Andrò ad evocare specialmente l'elder, l'anziano dei sei samurai. L'Eldritch. Evocare normalmente lo spirito ed evocare specialmente Kizan. Sì, poi... attiverò l'effetto dello spirito e vado in battle phase. Ma porca troia. Infatti ho fatto la misplay del Abyss Soldier, lo dovevo giocare al prossimo turno. Va bene. E attacco main phase 2 e termino il turno. Allora, questi samurai non c'erano quando ci... I leggendari sono veramente forti, non li ho mai giocati, anche che credo siano usciti dopo. Probabile, perché... sì. O appunto quando non stavamo smettendo, che quindi continuavamo a giocare ma non compravamo nuove carte. Attiverò l'effetto di Water Hazard. Evoco il cacciatore marino armato. Sicuramente non si chiamerà così in italiano, ma va bene. Vado in battle phase e ti attacco il vecchio. No, povero anziano. Setto una carta e lo dovevo fare prima, ma attivo anche un oceano leggendario. Aia. Dovevo fare prima, ma okay. Mi sono perso nel Io pensare a cosa. Io evocherò normalmente i row. Ah, ok. E procederò ad evocare specialmente il mio boss monster, il grande Shogun Shien. Porca troia. Dopodiché procedo con la battle phase. E attacco il tuo pinguino, probabilmente. Sì. Era decisamente lui. Troia. Attaccherò lui e ti attacco diretto con il grande Shogun. Hero veramente è una tragedia. Attiverò l'effetto di Water Hazard. E una evoco carta specialmente... da distruggere assolutamente. Questa cosa qui, la signora dei no, ghiacci. Ah. Poi farò anche così. Ok, ma io ho l'out anche a quella. Hai sicuramente un mostro da meno di 4 stelle, che piglia anche bonus da coso. E... attenzione. No, vabbè. Che massacro. Che massacro. E attacco. Io avevo paura di un buco nero, ho detto, cavolo, sono un pochino sotto buco nero adesso. Si sarebbe salvato comunque uno, quindi sarebbe stata tosta uguale, forse sarei riuscito a fare qualcosa. Però, mamma mia, che massacro. È andata bene la prima, vediamo di continuare su questo. All'inizio la misplay che pensavo di aver fatto era che potevo evocare dopo il soldato dell'abisso, ma avrebbe cambiato poco, perché tanto li avresti revocati 75 volte. Vediamo se riesco a prendermi la rivincita nel game 2. Andrò per primo stavolta. Vediamo se cambia qualcosa. Metterò una carta coperta in difesa. Vai. Che inizio emozionante. Oddio. Ma quindi siamo in due a fare inizi emozionanti. Una bellissima carta coperta. Tocca a te. Mi preoccupa questa cosa. Un inizio un po' smorto abbiamo. Evocherò normalmente Dragoon. Dannazione. E poi evoco per scoperta Madre Grizzly. E... battle phase, vai. Avevi meno cose di quante pensassi. Dannazione. Posiziono un'altra carta coperta e termino. Io evoco l'arciere sirena. Non mi fido, ma attiverò anche Aqua Jet sui miei Dragoon. Aia. Battle phase. Ti attacco con la Madre Grizzly. Attivo lei sui tuoi Dragoon. Immaginavo che fosse qualcosa... che ci fosse qualcosa. Almeno non era una qualche specie di forza riflessa. Attiverò rota, finalmente. Aia. Ecco, è finita. Leggo un po' perché... Vabbè, fa bene leggere, fa bene leggere. Ricordatevi sempre di leggere le vostre carte, amici che giocano a Yu-Gi-Oh! A casa. Penso che andrò a prendere Zanji. Cosa ci farà Zanji di male?
Adesso attivo i 6 samurai uniti ed evoco Zanji. E gli ho messo un Bushido counter. Sì. Ok. Prossimo turno avrai un'anfora dell'avidità. Penso che dovrò andare così. Vai in battle. Attacco lei. 600 danni. Aia. E termino. Ok, lei non la volevo perdere in e vado modo. In end. Vai. Evoco normalmente il cacciatore marino del sole. Io attivo una carta trappola e ti faccio tornare in mano loro due. No! Vado in battle phase, ti faccio qualche mossa strana per intimidirti e vado in end phase. Porca puttana, ecco, bella mossa. Evoco normalmente lui, attiverò lei. Peschi due carte e pescare due carte... Ok. Non è male. Vado in battle e ti attacco. Come? No. Cosa hai fatto? Non pensavo di prendere danni. Cosa stavi cercando di fare? Ho letto male l'effetto di Zanji. Dai, che figuraccia. Insomma. Ma non te lo ah, già, che figura. Oh, bene, ero bene. Convinto che te lo distruggesse. Convinto. Però doveva distruggerti. Oddio, autodistruggermi lui. Sì. Però non so. Però forse non so come se si sarebbe attivato. Io ho pigiato di sì perché pensavo se attivasse l'effetto di distruggertelo. Invece mi ha distrutto l'altro. Che sì, che aveva l'effetto di. Ok. Ho fatto una misplayata un po' incredibile. Però vabbè. Attivo Water Hazard con il suo. Non devo avere mostri. Che palle. Mi conviene fare così. Evoco di nuovo il cacciatore armato marino. Tento di crashare i due mostri. Io attiverò lei. No! E vado ad evocare loro due. Quanto rotta questa carta. Ma quando l'avevo vista all'inizio che non avevo mostri in mano, ho detto ma cosa me ne faccio? Sì, ma cosa vuol dire di che puoi evocare specialmente due samurai dalla mano? Bandiamola, se arriviamo al game 3 la bandiamo questa. È l'unica out che ho, credo. Evoco lui, attivo il suo effetto, evoco specialmente Shien. E poi... E vado in battle. Peccato che il tizio non può attaccare. Se no era quasi un OTK. End phase, vai. Attimi di tensione in questo duello. Con Water Hazard evoco Madre Grizzly in posizione di difesa e poi setto un mostro. Vai. Attivo lui e ti distruggo lei. Vado in battle, ti attacco. E ti attacco. E ho perso. Ma guarda te. Oh mio Dio, un pochinino troppo forte questo deck effettivamente. Cazzo. Sono partito con 5 carte magie trappole e poi ho pescato la sesta. E comunque non avendo mostri è riuscito a ribaltarla così. Io invece ho fatto la cosa opposta, io non ho pescato magie. In tutto questo duello io non ho pescato magie se non Water Hazard. La mia mano poi ha mamma mia. Soldato pinguino e pinguino dell'incubo che muoiono tutti e due con il tuo Hero. Hero veramente mi disintegra il deck. Hero sempre in mano, eh? No, veramente Hero l'hai sempre avuto, l'hai sempre evocato subito, è stata una cosa clamorosa. Senza facciamola Hero bella. Probabilmente l'avrei potuta ribaltare perché col pinguino, soldato e con quell'altro. Sì, esatto. E soprattutto anche la prima. La perché... prima che mi hai distrutto, sì. Ma comunque è stata una roba assurda. Hai avuto quelle trappole precise per salvarti anche questo game qui. Tutte le ho viste delle trappole. Cazzo. Va bene, allora faremo il... Ce n'avevo anche un'altra che era bellissima, che ne evocava due dal cimitero. Anche. Il deck questo qui dei sei samurai secondo me potrebbe andare tranquillamente testa a testa con quello dei draghi. Può darsi, sì. Forse potremmo quello dei draghi... poi farla la sfida. Potremmo, sì, come bonus. Forse best quello off. Dei draghi potrebbe vincere perché riesce a salirgli sopra come sì. Potenza. Anche perché io come c'era un 2008 ho fatto fatica ad andargli sopra. Sì, cioè, sì, tirar fuori. Sì. E appunto quello dei draghi ha i loop che ti riprendono sì. Tutti gli altri draghi, quindi. Però potrebbe essere una sfida interessante. Bene, direi facciamo il game 3 per umiliarmi ancora di più. Va bene, perfetto. Stavolta avevo detto le pinne dei pesci fanno le forbici e niente. Wow, c'è anche un'altra carta molto bella in questo deck, l'ho vista ora. La mia mano invece è terribile. Ok, vai. Toccate.
Evoco normalmente Kodarus. E gli attivo Aqua Jet. Perché tanto... Aia. Se prolungo le cose non funziona col tuo deck. Se provo ad essere un attimino più aggressivo, forse uno riesce a tenerti lontano. Aia. Dalle evocare 500 mostri. Main phase 2, setto 2 carte. Vai. E questo deck qui dei pesci non ha abbastanza forza per rompere il 6 samurai prima che possa fare altro. Boh, bella storia. Posizione una carta coperta. E vai. Io evoco Frill Rabka, posizione di attacco. E io attiverò la mia carta trappola. Solo un tipo di mostri. Ma sarà. Cioè questa carta ancora è meta, quindi cioè meta ora. Ah sì, proprio, sì. Però... Terroi Serpente Marino. Ciao Frill Rabka. No, perché? A me quindi servirebbe quell'altra, Gozen Match, dato che i miei sono tutti acqua. Sì. Infatti se non sbaglio Gozen Match veniva... messa, veniva sideata o veniva comunque mainata, perché quando i sei samurai sono stati dominanti, erano quasi un tier 0, veniva mainata proprio per andare contro i sei samurai. Io ci provo. Ari Echelo. Però ne ho uno solo. Meglio. Vai, te e la tua rivalità dei La cosi. Carta che si vede sempre nel momento del bisogno. Ecco cosa vuol dire giocare contro Yugi. Arriva sempre quando uno ne ha bisogno. Esatto, carta. È come Gandalf. Rota non arriva mai in ritardo, né in anticipo. Tra l'altro, sempre parlando di Zexal, ai tornei quelli delle finali mondiali, ogni tanto fanno gli script duels, quindi i duelli scriptati, con i personaggi dell'anime. Con i doppiatori che gli danno le voci. E intanto due giocatori fanno le mosse con i deck che sono ovviamente stati preparati per fare quelle cose lì. Cioè sono tutte le carte in ordine, eccetera, eccetera. Fecero anche Yami Yugi contro Astral. Neanche contro Yuma e Astral, contro Astral. E alla fine vince Yami Yugi, ma per farlo vincere gli fanno pescare veramente una quantità di carte assurda. Gli fanno usare Madonna. Anfora dell'abilità. Graceful Charity, carte della santità come viene usato nell'anime che ti fa pescare Madonna. Fino ad avere 6 carte in mano. Distruzione di carte, credo anche Ricastro Goblin. Dio buono. Shards of Greed, Curi Bandito, che nell'anime lo sacrifichi, peschi 5 carte e nel normale ne prendi una. Lì prendi tutte le magie che peschi in quel modo. Sì, poco forte. Quindi a un certo punto addirittura 10 carte in mano. Mamma mia. Quindi è una mamma mia, che roba. Prosegue evocando normalmente il mio Yaichi. Troppo pericoloso. Madonna. Tributo torrenziale. Perché lo so cosa arrivava dopo. E metti che mi distruggevi proprio quella. Mamma mia, oh, stiamo con il tuo cuore delle calmi, carte. Che ti devo dire? Allora, passa, su. End phase. Il mio hero, senza di lui. Ho pescato una carta che non posso usare. Attiverò Salvage. Riprendo i miei due mostri. Evoco normalmente, invece che Kodarus, Frill Rabka. Battle phase. Vai. Okay. I primi danni di questa partita. Ok, bellina come carta quella. Io andrò ad evocare specialmente... Come no, dai, non mi dire specialmente. Già mi fai venire... Lui. Ma sarà possibile? Attivo il suo effetto e... Oddio, sai che non... so... Quante carte hai settate? Due. Utili più quelle. Che altro. Più che altro utili. Ma sono utili, il problema è che uno deve capire quando usarle. E vado in end phase. Non può attaccare purtroppo. Questo stregone del caos comunque. Più o meno sì. Setto una carta. Molto meno che più, eh. Sì, è un brutto stregone del caos, però intanto non deve avere un'oscurità e una luce. Ti bastano due mostri. Esatto. Sei samurai che quindi... Qui non è che tu abbia problemi a metterli nel cimitero. Incredibile. Almeno funziona solo su quelli... So che attaccandoti... scoperti. Andrò contro un pinguino. È peggio di un pinguino. Peggio, peggio. È tanto. Muori. Se non era ora dal prossimo turno. Se non era ora dal prossimo turno, quindi... A il mio hero non c'era nel momento del bisogno. Kodarus. E ti attacco. Aia. 1400 danni. Daje. Daje, su. Attiverò il cancello dei sei samurai. Ah. Ed evoco normalmente lui. Vado in battle phase e ti attacco Kodaru. Attivo la carta coperta Gravity Bind. Ah ok, quindi non ti posso attaccare. E allora vado in main phase 2 e in end. Quelle fastidiose, eh. Welcome to the control dimension.
Mamma mia. Evoco il distruttore blu marino, attivo il suo effetto e ti distruggo il cancello dei sei. Te la nego. Puttana miseria. Il Kodaru a due teste è troppo forte. Questa poi che era una counter, non ho potuto fare un'altra cosa. E niente, sì, esatto, è un Kodarus a due teste che però ha Ok. perso la difesa. Perché bisticciano nel momento in Guarda, cui devo ricevi un fare attacco. normalmente lei. Non mi Oh, tra piace l'altro è un 3 proprio. stelle. È un 3 Ok, stelle. attiro intanto. Ah, un altro rota, come se ce ne fosse Sì, bisogno, e eh. vado a prendere Come On. Poi Come vado in on. Battle Phase e ti attacco con Kodarus. E lo salverò con Ah, è Rock. vero. Ah, dannazione. Mossa astuta. Il problema è che io non te lo posso attaccare. Gravity Bind stoppa anche il Mossa mio. E astuta per ora. invece non più! Adesso No. non lo ferma più. Battle No. Phase. Ti attacco. Mamma mia. Questo Main Phase 2. povero Six Samurai. Posiziono una carta End Phase. Sì, ma non credo durerà così tanto questa cosa. Ok, io posso evocare normalmente Come On. Attivare Aia. Kamon aveva un il suo brutto effetto e effetto per me. distruggerti la tua Gravity Bind. Mi tocca lasciarla andare. E ti attacco, Kodarus. E io attivo Aegis del Dragon Lord. Ah, Non non me lo puoi posso. distruggere in questo turno. Dai, che odio. End phase di nuovo. Mamma mia, oh. Evoco Era meglio se dist... Gilman. E ora Oh! come farai? Con Ora è un problema, esatto. Kodarus ti attacco Kamon. E E con niente. Gilman ti attacco Kizan. Setto una carta. Vai. Non ho più carte in mano. Io posso solo attivare Buco Nero. No! Ma devo... Sono costretto a terminare il turno. E ora che passerò alla strategia Demone Eterno. Eh sì. Hai fatto una side con i Demon Eterno. Esatto. Oh, questa sfida è bella alla pari, eh. End phase. Porca puttana. Cavolo. Dannazio, dura tutto proprio questo. Tocca andare in end phase. Non ci sono Troia. Attivo effetti dal cimitero in questo deck. terraformare. Ah, hai pescato la tua seconda Umi. Eh sì, me faccio tantissimo. End phase. Ah, una carta che non è un 6. Samurai. Il gem. No! Maledetto, lo odio quel mostro. E ti attacco direttamente. Come mi aveva messo in Fortissima. scacco nel duello col coso, col deck guerriero. Sì, veramente una bella carta. Un... Peccato che è Gemini, però. Ah. Perché? Io lo evocherò normalmente. E continuerò ad attaccarti. End phase. Evocherò Abbiamo normalmente il ristabilito la parità delle guerriero di life Atlantide. points. Aia. Battle Aia. Phase, ti attacco. Finalmente un mostro. È anche forte. End Phase, sì. Il cui effetto è aggiungere un altro oceano leggendario dal mio deck alla mano. Sì. Che non c'è neanche. E quindi credo che normalmente. normalmente venga usato in quel modo. Vai. Comunque, Madonna mia. stava andando Mio troppo sei veloce samurai questo futuro. duello, eh. Serviva Eh sì. serviva Un po' di stallo. il duello stallato così. Dov'è Rota quando serve? L'ho già usata in questo duello? Sì, l'ho già usata. Ecco perché sono in crisi. Setto una carta. A Battle Phase. Ti attacco. Povera scimmietta. Ah, ok, l'altra scimmietta. Sì, eh sì, purtroppo sì. Non vale né come sei samurai né come niente questa, poverina. Però Poi. l'effetto è buono, ma non ora. Oddio. Ho una carta che tributa un mostro acqua. Che però io ho dovuto posizionare a causa del Ah. tuo Rivaler Warlords. Secondo te me lo fa tributare? Può provare per la scienza. Dalla mia conoscenza, dalle mie esperienze, direi di no. Però non l'ho mai fatto. Però di solito quando c'è qualcosa che dico, ma forse può non funziona mai. Quindi, Proverò dopo quando sarò vicino alla disfatta, allora. Anche sì. perché non è un effetto così incredibile. Setti una carta. Ne setti due. No, no, Vai. oh. Prima Oh vado in mio battle. Dio. Ti attacco. Mamma mia. Main phase 2, Che setto una male. carta. End phase. Un solo 6 samurai mi serve. Uno. Non mi sembra che sia quello. Ma Vai. poi sono a 100 Quante anche. magie trappole c'è in questo deck?
evoco normalmente il palombaro. Cosa fa? Niente. Ti attacco col palombaro. Niente. Ok, ora vediamo per la scienza se questa carta funziona. Sì, me lo faccio fare, guarda. Vabbè. Ah, vedi? Non lo sapevo. Il mostro coperto e ti mando al cimitero la magia continua. E poi ti attivo anche per farti vedere proprio quanto poteva diventare ancora più misero questo duello, anche se tu avessi ripreso il controllo. Ma io ho ancora una carta da attivare. Ah, sì? Sì. Ho ancora una carta da attivare dalla mia parte. Vabbè, uguale, tanto questo l'avrei attivato uguale. Il Tornado Wall. Quindi non mi puoi fare danni da battaglia finché ho Umi sul terreno. Io attiverò questa. No, no. Ti distruggo lui. Che palle che sei, però. Avevo ancora un asso nella manica. Però mi ha spagliato i counter. Dai, si potrà. Quindi io attiverò Return of the Sei Samurai. Posso prendere Kamon. Posso poi evocare lui. Se ora perdo questa partita. E attivare Kamon per distruggerti lui. Poi cos'altro fai? Attiverò lui. Vado a prendere un 6 samurai dal mio deck. Sperando ci sia qualcosa di devastante. Posso prendere Yaish ed evocarlo normalmente. Oddio, Yaish era buono. Attivo il suo una effetto. Carta coperta. E ti distruggo quella. La Murena. Era lì. Non avevo carte in mano quando l'ho settata. Io ci provo, vado il tutto per tutto. E attivo anche la forza. Ti attacco. Ok. Attivo chiamata degli Atlantici. Oh mio Dio, cos'è? Posso evocare tre mostri serpente marino dal mio cimitero. Me la tenevo per riuscire ad attaccarti dopo, che tra l'altro Rival or Warlords ti ha salvato la vita assolutamente, perché sennò lo potevo fare 75 volte. Bellissimo però questi deck. Io ho un altro turno, perché ora non dovresti riuscire a uccidere. Cioè, me li uccidi tutti, però... No, perché non possono attaccare gli altri. Chi non possono attaccare? Hanno attivato i loro effetti, gli altri due. Ah. Hanno questo brutto problema. Ok. Fine della battle phase, attiverò il palombaro nel mio cimitero. Cosa fa? Mi mette un mostro dal deck alla cima del deck. Cioè, okay. Tu hai 20 rota nel deck e io ho questo. Guarda, l'unica cosa da fare sia mettere i Dragoon in cima al mazzo. Aia, i Dragoon no, eh. Paura di quella carta coperta. Non credo di poter fare niente con i tuoi Dragoon. È la storia dei nostri duelli, da quando ho ricominciato più o meno a giocare. Guardi in end phase. Eh sì, hai perché devo attivare questo effetto? Hai un effetto che mi fa 2300 danni. Ah già, è lui che si distrugge, me ne ero dimenticato. Ok, chissà cosa ho pescato. Io evoco i Dragoon. No. Quindi ora tutti i miei mostri livello 3 o inferiore possono attaccare direttamente. Possono attaccare direttamente. Però io attivo un oceano leggendario. Quindi tutti possono attaccare. Tutti possono attaccare. E in realtà voglio provare a chiuderla con la Hubris. Perché io attiverò l'effetto di Poseidra, il dragone atlantico. Sacrifico tutti e tre, lo evoco. Bellissimo. E attivo il suo effetto. Lui mi fa aggiungere qualcosa alla mano. Prenderò Deep Sea Diva. La diva anche. Ti faccio tornare tutte le carte in mano. Addirittura! E ti tolgo 300 punti per ogni carta che è stata mandata dal terreno alla mano. Mamma mia! Oh mio Dio. Va bene, battle phase. Ti attaccherò il grande Shogun Shin. Oh, bella questa. Oh, bella partita. Almeno l'abbiamo chiusa bene. Eh sì, guarda, stava molto bella. Avevo pensato appunto al Dragoon, eccetera, eccetera. Poi mi sono reso conto che Poseidra è una di quelle carte che ho pescato quando mi serviva disperatamente qualcosa, qualunque cosa da evocare. E invece no, il Brick. Non cambiava niente, non cambiava niente. Cos'era l'altra carta coperta? No, mandavo al cimitero un 6 samurai dal terreno e evocavo un altro dal cimitero. Bene, che possa aiutarmi. È stato divertente. Come al solito si è trasformato alla fine in un control. Ed è l'unico modo in cui devo vincere.
Però beh, sì, il samurai è effettivamente un po' più forte, parecchio più forte, Sì, perché inizia a evocarti mostri su mostri. evoca roba su roba. Poi hai pescato male due volte su tre. Tutti quelli con più di 4 stelle li ho pescati all'inizio. Esatto. Però poi appena peschi un samurai parti comunque perché si attivano gli effetti, quindi. E io la cosa meno bella è che avevo Gravity Bind preciso quando non avevo Umi, se no anche lì avevo più Eh sì. giocate Eh con Kodarus che scendeva sì. È sotto. L'ho pescato al momento giusto, però. stato forte. E comunque hai fatto bene al secondo a dire parto subito con attacco perché almeno non hai modo di salirmi sopra al Sì, terzo duello. esatto. Gli ode, dopo che appunto avevi fatto così tanta fatica nel secondo ad outare i dragoon che erano fermi, ho detto devo cercare di attaccare subito e vedere se riesco a tenerlo lontano dalle sue giocate con più di 2-6 samurai sul terreno. Direi che è stato alla fine soddisfacente, dai. Poteva chiudersi Sì, in sì, sì. 20 minuti di registrazione proprio, e invece è durato di più. Neanche il video Il durerà terzo 20 minuti. duello. Abbiamo per la prossima volta, torniamo sicuramente sugli starter deck. Il prossimo starter deck è V per Vittoria. Oh, ritornerà Utopia a dettare legge sui campi di battaglia. Sì, abbiamo lo starter deck V per Vittoria con quindi come boss monster stavolta numero C39 Utopia. Raggio Utopia. Vediamo se sarà in grado di surclassare il suo piccolo Utopia. Che c'è da dire comunque con tutte le forme di Utopia che ci sono, continuo a non capire Sì. perché in Symphonia Xyz ci hanno rimesso di nuovo Utopia. Potevano fare Utopia Ray per quello e poi ci mettevi per questo Utopia Ray Victory, perché c'è Ah, Utopia sì. Ray Victory come carta, Che è quindi. veramente bello come mostro, però effettivamente come effetto non è che sia mai stato più tanto giocato. No, però Però è sarà una uno bella carta. starter. Esatto. Sì, per uno starter sarebbe bellissimo. E stavolta appunto abbiamo solo loro due. Che sicuramente quando i bambini lo compravano e ci giocavano con quelli vecchi, evocavano solo Utopia e hanno capito. Ora ci metteremo Esatto. solo Utopia. Anche se guardi i nostri video, appunto. Che ce li abbiamo messi a fare i Jin. Direi che possiamo chiudere qui con la preview del deck che vi ho messo. Ah, c'è un teschio evocato più forte anche qui, eh. Il dinosauro, quello di ghiaccio? No, ce n'è uno che proprio non l'ho mai visto quasi. Trance, lo spadaccino magico. Ah, sì, ho capito qual è, ho capito. Che l'ho visto forse una volta, 2600-200. C'è anche Neo, lo spadaccino magico, fanno la coppia. Tutti e due sono The Magic Evoluzione. Swordsman. Vabbè. E poi c'è Cosmo Queen. Punteremo ad evocare lei. Wow. Ma comunque, direi quindi che possiamo chiudere qui. Se il video vi è piaciuto, mettete piace, commentate, iscrivetevi. E andate a seguire tutte le altre playlist nel canale di Yu-Gi-Oh! Pokémon e altri vari giochi che facciamo via via. Potete recuperare anche tutte le live. Quasi tutte le live che faccio io sul mio canale Twitch che è in descrizione sono i vari giochi alternativi che vedete sul canale, quindi Story of Seasons, vari giochi di Tau e altri giochi casuali che potete vedere, di cui magari ci vengono regalate le key o che semplicemente voglio fare per una volta e via. Direi quindi che con questo è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao gente! Ciao a tutti!